rimango a casa fino alla fine di febbraio. Altri miei colleghi che invece hanno fatto una proposta prima rischiano di non avere proprio possibilità di fare nulla e probabilmente avranno lo stipendio di vita. Queste sono le cose note. In più i servizi rimangono così e non si sa fino a quando. È stata una decisione improvvisa, sapevamo che avevamo dei problemi, ma non sapevamo che la situazione sarebbe andata in maniera così drammatica. I bambini chiedono dove andiamo a cenare e nessuno si dà risposta. Ho visto una città molto unita su questo argomento, una raccolta firma, avete altre iniziative, anche ludoteca, come ARPA, come allora, servizi? Sicuramente non ci vogliamo e non ci possiamo fermare qua, anche perché comunque l'amministrazione continua a non dare risposte chiare, per cui dobbiamo andare avanti tanto che non abbiamo, perché siamo la città è stata splendidamente solidale con noi e soprattutto con dei servizi che si è fermata la biblioteca, l'Informa Giovani, il punto di il servizio di mediazione culturale, i teatri, lo IAT e altre persone che servizi che comunque magari si vedono meno, ma che anche loro servono a fare andare avanti questa città. Ripeto, la città è stata strepitosamente solidale, ci sono raccolte di firme in corso, ci sono le mamme della ludoteca che noi abbiamo chiamato e che stanno venendo qua. Le organizzeremo di volta in volta, è probabile che già tra lunedì e martedì ci sia qualcosa. Seguiteci sulle pagine Facebook e state con noi. Grazie mille.